Amici Teleotto, un saluto da Filippo Siracusa. Ritorniamo con Target dopo qualche settimana di assenza, ma per stare ancora e speriamo sempre nell'attenzione vostra con ospiti e argomenti di primo ordine. Noi salutiamo questa puntata con il ritorno, possiamo dire, dopo qualche mese che non avevamo il piacere, insomma, di sentirlo, dell'ex sindaco di Castelvetrano e già presidente provinciale dell'UDC, Gianni Pompeo, che ringraziamo per la sua disponibilità, e con lui cercheremo di osservare un po' quello che sta accadendo anche nell'area dei moderati, nel cosiddetto zoccolo duro di quella che fu una volta la Democrazia Cristiana, poi ultimamente rappresentata quest'area dall'UDC e da quello che sta accadendo anche non solo a livello provinciale ma anche a livello regionale. Gianni Pompeo si è dimesso qualche giorno fa dall'incarico di presidente provinciale, ma con lui parleremo anche di politica più locale. Castelvetrano, che è stata la città che appunto lui ha gestito per circa 10 anni, ci sono movimenti politici che stanno un po', come dire, facendo coinvolgere diciamo, gli attori della politica per quello che riguarda anche la possibilità di Felice Errante di scegliere, se sceglierà ovviamente un partito o un movimento, perché sappiamo che ormai il FLI non esiste più. E questo asse Pompeo-Errante ancora esiste? Ecco, ne parleremo anche con Gianni Pompeo, parleremo anche dei problemi che ci sono dal punto di vista della quotidianità, magari anche per sentire cosa può dire, può suggerire un amministratore appunto che per 10 anni ha gestito un comune. Quindi tutti questi argomenti saranno oggi trattati in questa puntata, però abbiamo lo sponsor e come si usa lo sponsor va ricordato, abbiamo il piacere di avere una ditta di Castelvetrano, Errante Motors di Via Partanna, che da qualche giorno è diventata commissionaria della Peugeot, quindi per la zona della Valle del Belice, Castelvetrano e quindi comuni vicinori, Errante Motors offre la gamma delle auto della Peugeot e servizi di assistenza con una officina attrezzata per quanto riguarda sia Peugeot ma anche le altre marche. Quindi Errante Motors a Castelvetrano per la vostra auto. Detto ciò, intanto grazie Gianni, con Grazie queste a te. temperature estive, insomma, potrebbe essere anche se non fa caldissimo, devo dire, però. E Problemi. allora, Gianni Pompeo, cominciamo proprio da quella che è la notizia più fresca, ecco, queste dimissioni con chiaramente un momento anche di polemica con l'onorevole Turano e quello che è accaduto negli ultimi mesi non ha lasciato soddisfatto Gianni Pompeo. Perché? Ma negli ultimi mesi, intanto andiamo a monte. Noi siamo senza segretario provinciale come partito dell'UDC dal mese di ottobre, prima addirittura della data del voto si dimise Livio Daidone, si dimise insieme al Presidente del Consiglio provinciale, ormai decaduto per scadenza di mandato, e insieme al Consigliere provinciale Sinatra si dimise dal partito, in aperta polemica col partito, e da quel momento io voglio ricordare che subito dopo la fine delle elezioni, che hanno visto l'elezione di Mimmo Turano a deputato regionale, io feci un comunicato in cui disse il partito va commissariato, ma lo dissi perché un partito senza guida, credo che soprattutto per il fatto che in questa provincia la presenza di Mimmo Turano, di Giulio Adamo, mia, di altri amici, era opportuno che ci fosse una guida che potesse, diciamo, coordinare, mettere insieme queste anime e cercare di portare avanti quella che era una linea politica che noi abbiamo sempre portato avanti, la linea della moderazione, del rapporto, diciamo, con la società civile, di occuparci dei problemi della gente. E poi, tra le altre cose, è un momento in cui proprio si parla tanto di crisi della politica, se poi un partito è senza guida, veramente politica non ce n'è. Per poter esprimere questo, il partito, devo dire, da allora, quando io ho chiesto il commissariamento, c'è stato un direttivo regionale dove si erano impegnati a risolvere il più presto possibile questo impasse provinciale. Così non è stato. Siamo arrivati alle amministrative in ordine sparso e credo che questo, diciamo, non poteva certamente da me essere tollerato ancora. E io, diciamo, qualche giorno prima delle elezioni amministrative mi sono dimesso da presidente provinciale proprio per dare un'ulteriore scossa a questo partito, ma purtroppo devo dire che ancora oggi non è che sia, diciamo, nato qualche cosa o all'orizzonte stia per nascere qualche cosa. C'è
c'è convocata una riunione a livello nazionale, so di una visita che farà il ministro Gianpiero D'Alia a Marsala proprio i primi di luglio, ma ripartito ancora oggi, devo dire. Alla data odierna ancora non abbiamo nessun sentore che ci sia qualcuno che venga a spiegarci i motivi, che poi alla base delle mie dimissioni da Presidente Provinciale ci sta il fatto che noi ci siamo riuniti, abbiamo ascoltato la base. La città, diciamo, che è stata veramente alla base di tutto, delle mie dimissioni, diciamo, la motivazione delle dimissioni è stata la città di Castellammare. Castellammare del Golfo, A sì. Castellammare io avevo nominato un presidente, tra altre cose io avevo nominato diciamo, un su suggerimento proprio dell'onorevole Turano, avevo nominato Franco Navarra, Giuliano aveva nominato Peppe Ancona, avevamo la presenza a Castellammare dell'unico consigliere provinciale locale del nostro partito, che era Gaspare Canzonieri, che era prima assessore e poi consigliere provinciale. Nonostante tutta la base, compreso Franco Navarra, che era il presidente del partito, fosse in linea, diciamo, tutta la base del partito per appoggiare e sostenere il sindaco Coppola, stranamente c'è stata una posizione non da me condivisa. In alcun modo noi ci siamo incontrati più volte e più volte ho ribadito che questa posizione non sarebbe passata inosservata, soprattutto avrebbe alimentato una serie di insoddisfazioni che portavano già un partito che per quanto mi riguarda era in crisi, in una situazione ancora più drammatica e difficile. Io stesso sollecitando il partito siamo riusciti a ottenere una visita del vice segretario regionale che è venuto in provincia di Trapani per rendersi conto di persona. Io vorrei ricordare a te, perché è notizia di questi giorni, che il vice segretario regionale che è venuto qui come commissario del partito per cercare, diciamo, di rendersi conto delle persone e trovare la soluzione era proprio quel Marco Zambuto, che è di poche ore fa la È andato notizia via. che ha Parliamo lasciato il partito e che ha sposato la causa di del Renzi, quindi è sindaco di andato. Agrigento. Parliamo del sindaco di Agrigento. Io mi ricordo che venne Marco Zambuto in questa provincia, ci siamo incontrati a Castelvetrano, insieme siamo andati a Marsala a parlare con Giuliano. Poi, anche per, diciamo, constatare di persona tutto, siamo andati a Castellammare, abbiamo riunito tutta la base del partito, lui stesso ha ascoltato l'unanimità della base del partito su Castellammare che era per questa posizione. Tra altre cose devo dire che da presidente del partito ai miei amici avevo detto sulla scorta di un direttivo regionale e sulla scorta anche di un'elezione regionale che ci ha visto insieme al PD nell'elezione del Presidente regionale, quindi è stata l'unica linea politica che negli ultimi anni ci ha visti, diciamo, protagonisti, quindi avevamo già dato questa indicazione di muoversi anche a livello locale, dove possibile, di concerto con il PD, così non è stato. A Castellammare, nonostante, diciamo, questa presa di posizione, nonostante una relazione a noi favorevole da parte di Marco Zambuto, questa relazione è andata a finire sul tavolo, per quello che mi risulta, del segretario nazionale del partito Lorenzo Cesa, che forse sulla scia del fatto che magari l'onorevole Turano si è ostinato, si è impuntato nel dire che il simbolo doveva andare con il PDL, sappiamo tutti che il candidato del PDL era un uomo del senatore D'Alì, sappiamo anche i Piero rapporti Russo. stretti, Piero Russo, sappiamo anche i rapporti stretti che c'erano, che ci sono sempre stati fino agli ultimi giorni del mandato di Mimmo Turano con il senatore D'Alì, lì c'è stata una presa di posizione per cui il simbolo è andato all'onorevole Turano, è chiaro che per reazione io mi sono dimesso da presidente provinciale del partito in attesa di un chiarimento che non è mai arrivato, ancora oggi siamo qui in trasmissione, io ti ringrazio per avermi invitato, ancora non c'è stato nessun chiarimento. Questo la dice lunga sullo stato di salute di questo partito, io mi auguro di poter essere smentito con i fatti, cioè che ci sia una presa di posizione, soprattutto che ci sia con tutta la base del partito un chiarimento. Certo, continuando così la cosa, come è andato via Marco Zambuto? Non escludo che altri possano abbandonare il partito. A Castellammare, non dimentichiamo, sono stati costretti, coloro i quali rappresentavano il partito fino a un giorno prima, a presentare una lista civica che per vicinanza e per assonanza hanno chiamato CDU. Castellammare Democratica Unita ha raddoppiato i voti dell'UDC, quindi la dice lunga sul fatto che la base stava veramente dalla nostra parte e nonostante tutto, diciamo, questo non è stato possibile, quindi io non escludo che da qui a qualche giorno ci possano essere anche delle azioni, anche perché ti devo dire, ti confesso, Marco Zambuto è stato quello a me molto vicino che mi ha anche
preavvisato di questa posizione, di questa fuoriuscita dal partito. Io sono dispiaciuto perché a questo partito sono stato sempre affezionato. D'altra parte è difficile abbandonare una casa dove tu hai vissuto da tanto tempo. Già viene difficile al di fuori della politica, pensa in politica e tutti i rapporti umani e politici che mi porto dietro e con cui, diciamo, vedete rapporti che a volte sono andati al di là del rapporto politico, è diventato anche un rapporto umano molto forte. Però oggi dobbiamo e devo prendere atto che questo partito non vuole forse sopravvivere, può darsi che a livello romano già abbiano idee chiare su quello che sarà il prossimo passaggio. Scusami, questo se ti interrompo, non te lo so dire. Ci sono alcune cose che tu hai detto e che a mio avviso vanno particolarmente sottolineate. Ecco, tu non hai mai rinnegato la tua matrice ex democristiana, chiamiamola così. CDU mi ricorda comunque un'esperienza che ci fu. Io vengo dal CDU. CCD, CDU, insomma tutta una serie di sigle che poi portarono comunque all'UDC. Ecco, dal punto di vista politico c'è una perdita di consensi forte che si registra anche nelle ultime amministrative, lo stesso D'Alia lo ha detto, anche l'esperienza di Messina dove il sindaco sostenuto dal ministro è rimasto poi con il PD, insomma sconfitto. C'è una situazione che porta Gianni Pompeo a fare questa riflessione anche in funzione di un progetto politico che forse dopo l'esperienza voluta da Casini di appoggiare Monti ha trovato il suo epilogo, non è solo più una questione di rapporti personali, noi sappiamo la chiarella tra Gianni Pompeo e Mimmo Turano, insomma non si sono mai stati rapporti sereni, dico al di là di questo il partito ormai è arrivato secondo Gianni Pompeo? Ma io ti posso dire che le ultime elezioni nazionali dimostrano chiaramente, noi abbiamo dato ulteriormente ossigeno a un progetto di centro che abbiamo sempre portato avanti e cercato, diciamo, di rappresentare, un polo dei moderati che potesse governare l'Italia e che potesse essere determinante nel governo della nazione. Io non credo più al progetto di centro, se questa esperienza con Monti, tralasciamo il fatto di poter dire che Monti in un anno di governo purtroppo è stato poi additato da tutti gli avversari politici, forse immeritevolmente, come l'unico responsabile della crisi nazionale, così non era. No. Purtroppo la politica è da questo punto di vista, diciamo, spietata, perché la comunicazione che passava era quella dei due partiti più forti, cioè del PDL e del PD, e la voce era unica, cioè quello di dare addosso a Monti additandolo come responsabile, in maniera tale da far dimenticare agli italiani la responsabilità del PDL e la responsabilità del PD nella situazione politica attuale. Purtroppo è questa la realtà dei fatti. Il fallimento del progetto nazionale sinceramente mi porta a dire, perché praticamente l'unico progetto, terzo polo che è nato è quello di protesta, è stato quello di Grillo che ha raggiunto il 25%, il fallimento, l'ennesimo fallimento di una casa dei moderati che potesse, ripeto, rappresentare il meglio dell'ala moderata del PDL e dell'ala moderata del PD, ancora una volta non ha raggiunto livelli diciamo in numeri che possono fare ben sperare. Io credo che da questo punto di vista, oggi come oggi, questa è la mia posizione ed è quella che tra le altre cose porterò avanti anche all'interno del partito se ci sarà un incontro. Io sono convinto che l'UDC, quindi l'ala moderata che rappresentiamo, i nostri valori, i nostri ideali, dobbiamo portarli in una casa dove, bene o male, ci sono altri moderati che hanno già fatto questa scelta prima di noi. Mi riferisco al fatto che sono convinto che ormai la scelta va fatta in un sistema bipolare. Bisogna decidersi che l'Italia ha sposato, diciamo, la linea bipolare, che c'è in Italia la tendenza a fare un bipartitismo, quindi la scelta secondo me deve essere per PD. O di qua o di là. Non ci sono altre condizioni che possono consentire a chi forse autonomista queste cose, ma non ci credo più, ormai sono vent'anni. Guarda, è un'esperienza che ho vissuto col Patto per l'Italia, è un'esperienza che ho vissuto con l'UDC, prima con il CDU, poi con l'UDC, siamo stati, come ben ricordi, con il CDU alleati allora del Popolo della Libertà, diciamo oggi Popolo della Libertà, allora la Casa della Libertà, alleati insieme a Forza Italia in una coalizione vasta che ha governato anche per tanti anni insieme alla Lega. Poi questo progetto, da quando Berlusconi decise di fondare un unico partito, e certamente Berlusconi non era in grado di rappresentare, diciamo, i nostri valori, i nostri ideali, sarebbe stata la fine di ciascuno di noi. Anche lì io ho condiviso allora la grande responsabilità che si è assunto Casini di andare da solo,
mi sarei augurato che anche in questa occasione, possibilmente Casini fosse andato da solo, non può, diciamo, se non altro per il fatto che andare insieme a Monte, soprattutto la scelta suicida della doppia lista, cioè la lista civica al Senato e l'UDC alla Camera, è stata una scelta disastrosa che ha portato praticamente a livello della Camera l'UDC a scomparire, a non raggiunge nemmeno il 4%. Io vorrei ricordarti che i sondaggi ci davano fino a 2 mesi fa, davano l'UDC a 7-8%. Allora praticamente qual è la considerazione finale? Monti ci ha tolto sicuramente l'elettorato, la scelta che è passata è stata quella di lista civica e in televisione la mancanza di un valido supporto da un punto di vista mediatico, perché quando Casini diciamo come leader rappresentava quest'ala, dietro Casini c'era scelta civica, non c'era sicuramente l'UDC e quella è stata la fine. Abbiamo diciamo, avuto un consenso che si è poi miscelato, non riusciamo più a capire quanti voti ha portato l'UDC dentro scelta civica e quanti sono voti di questa diciamo, classe dirigente che ha fondato questo partito. Il risultato però più penalizzante per noi è stato quelle 2,4-2,5 che abbiamo ottenuto a livello nazionale alla Camera. E questo è un momento ancora. Ma io credo si parla del 2 addirittura. Ma io sono convinto, intanto nella vita ci vuole una scelta anche di coraggio. Io sono convinto di quando sono messo nelle condizioni per dire la mia, secondo me ne dobbiamo chiamare a raccolta la base, come è giusto che sia, un partito che non consulta la base, che non segue le linee diciamo, proposte dalla base, è un partito destinato a fallire. L'esperienza di Castellammare te lo insegna, noi abbiamo perso tantissimi amici a Castellammare, hanno avviato un progetto diciamo, civico, comunale, per negligenza del partito, perché non si sono sentiti più rappresentati da noi. Io credo che le condizioni sono quelle, chiamare a raccolta tutti e decidere tutti insieme qual è il percorso politico che meglio può rappresentare questi valori in cui io credo tantissimo. Tu hai detto bene, è difficile per me dimenticare, io non ho mai rinnegato la mia appartenenza alla Democrazia Cristiana. D'altra parte io vorrei ricordare, visto che ne stiamo parlando, io vorrei ricordare che allora, proprio nella crisi della Democrazia Cristiana, io seguì una persona che ancora oggi, devo dire, non rinnego il fatto che io abbia fatto quella scelta allora, perché ancora oggi io stimo tantissimo, era Mario Segni, io se ti ricordo praticamente seguì sì. Il patto Segni e ti devo dire che è stato uno dei periodi più belli della mia vita, diciamo, in fatto di politica. Poi finito il progetto di Segni, rientrai in casa del CDU, allora un percorso che feci insieme a Massimo Grillo, il patto Segni a livello provinciale fece questa alleanza, CDU per l'UDR, tutta una serie di sigle che stanno a significare il fatto che noi abbiamo inseguito da sempre un progetto che potesse veramente diciamo, tenere in considerazione i valori in cui crediamo, i valori diciamo, di cui siamo portatori. Il risultato oggi è che io non credo più a un terzo polo, non credo più a un terzo polo moderato in Italia. Il terzo polo moderato, secondo me, non ha assolutamente alcuno sbocco. Oggi ribadisco che bisogna diciamo, affrontare la realtà tutte assieme e fare una scelta. Però i tempi, questa è la mia idea. I tempi Gianni Pompeo, di cui sta facendo attenta memoria, perché sono stati anche momenti difficili, stagioni complicate della politica italiana, finisce la Prima Repubblica, quindi ci sono una serie di passaggi. Adesso siamo in un periodo simile, a mio avviso, ma c'è una grande crisi economica e di identità sociale che poi si può chiamare in un'altra maniera, ma in fondo il Movimento 5 Stelle trova questo grande consenso di voti, soprattutto alle nazionali, in una situazione appunto di estrema emergenza dei partiti. Ma c'è anche un grande sistema purtroppo di illegalità diffusa che coinvolge un po' tutti i partiti e che dimostra diciamo, che la classe dirigente che magari ha avuto dei ruoli importanti anche governativi in questa nostra nazione, purtroppo per un motivo o per l'altro si rivela diciamo, dentro una classe dirigente immeritevole, incapace che giustamente poi mortifica chi fa politica, perché veniamo, questo dobbiamo dirlo, veniamo poi tutti assimilati in un unico calderone, perché chi fa politica è disonesto. Questo assioma è quello che ho sempre lottato nella mia vita, ho sempre detto e sostenuto che si può fare politica senza diciamo, macchiarsi le mani, purtroppo pretende poi la gente giustamente non riconosce più il bene dal male, assimila tutti quelli che hanno avuto dei ruoli in politica, massificando anche le responsabilità. Noi adesso cercheremo di parlare anche di politica amministrativa, insomma a livello territoriale, tu sei stato sindaco di Castelvetrano e ancora oggi ci sono tante persone che rimangono vicino a te come leader, chiaramente poi vedremo cosa farà
l'UDC e che cosa farà Gianni Pompeo. Io prima di entrare su questo argomento volevo farti un'ultima domanda per quanto riguarda anche certi momenti che sono stati importanti nel tuo recente percorso. Tu eri considerato, o sei considerato ancora, questo ce lo dirai tu, il pupillo di D'Alia. Lui diventa ministro, tu comunque hai dato un grosso apporto alla lista con i tuoi 4.000 passavoti, perché poi i conti tornano se scattano i seggi, altrimenti non ci vogliono solo le preferenze. Io vorrei aggiungere Ecco, che questo queste partito, 4.300 voti sono state determinanti per l'elezione di Siamo Dentro di questa Turano. fedeltà, questo partito che comunque tu hai sostenuto con convinzione, in ragione anche di un sacrificio che hai chiesto alla tua città, favorendo un candidato sindaco di un altro schieramento, probabilmente per situazioni anche più ampie di una semplice Castelvetrano. Oggi questo lavoro non ti dà obiettivi all'interno di un partito, non ci sono ruoli, è finita l'amicizia con D'Alia. No, Siccome se assolutamente. ne parla, è Ma giusto che io ti guarda, faccia la io domanda. poco fa ho fatto riferimento ai valori, diciamo, ai rapporti umani e politici. Io con D'Alia ho avuto e ho un ottimo rapporto sul piano umano. È chiaro che sul piano politico, poi a un certo punto dall'amico D'Alia mi sento dire che la segreteria nazionale del partito non è sua e che chi decide poi all'interno del partito è il segretario nazionale del partito quando, diciamo, ci sono alcune cose che non vengono affrontate e superate a livello Sarebbe regionale. l'onorevole Che Cesa. sarebbe l'onorevole Cesa? Allora, di fronte a questa situazione io non posso, diciamo, che prendere atto di un partito che le cui decisioni, perché non credo che Cesa conosca bene questa situazione, se ha agito per un rapporto di amicizia che sappiamo essere altrettanto forte da un punto di vista umano tra Turano e Cesa. E allora qui non siamo pendenti al fatto che c'è uno che deve soccombere, uno che deve vincere. Io sono convinto, l'ho dichiarato, ho fatto un comunicato, in un partito a trazione Turano per me non ha dove andare. Ma non perché voglio offendere l'onorevole Turano, io sono convinto che l'onorevole Turano, tra altre cose, diciamo, ha dei consensi in questa provincia per cui merita tutta la stima possibile, soprattutto il rispetto da parte di un partito dove milita e dove lui fino ad oggi, non possiamo dire certamente nei comportamenti all'interno del partito, ma nell'ultima fase ha sbagliato perché è una presa di posizione, una presa di forza che un deputato non deve, secondo me, assolutamente fare. Lui l'ha fatta Parliamo sempre di contro, Castellammare. parliamo di Castellammare, ma non solo di Castellammare, perché praticamente io vorrei A ricordare Partanna la che stessa noi il cosa. simbolo praticamente l'abbiamo presentato in pochi comuni, ma soprattutto parlo del fatto che uno che è stato eletto deputato e che oggi è l'unica figura istituzionale in grado di poter, diciamo, alzare la voce e ottenere dal partito alcuni chiarimenti. Sicuramente doveva essere lui. Lui intanto non doveva fare l'arrogante e il presuntuoso in quella che ha definito la sua città, perché praticamente poi alla fine è stata questa la discussione, dicendo a tutti noi che Castellammare è la sua città e che lì voleva scegliere seguendo il cuore e non la linea politica di un partito. Bene, noi sappiamo tutti che la sua città è Alcamo. Se poi vogliamo dire che anche Castellammare è la sua città, diciamo, praticamente, diamolo pure per buono che sia la sua città, Forse ma le sono convinto origini. che per il ruolo diciamo, che lui riveste in questo momento, questa presa di forza non doveva assolutamente farla, questa posizione di forza, doveva rispettare, diciamo, la volontà della base, doveva rispettare più Giulia Adamo, doveva rispettare più Gianni Pompeo, anche perché credo che un partito cresce, va avanti quando c'è il rispetto delle posizioni e il mantenimento di equilibri. Questa posizione di forza ha ulteriormente dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, io ti devo dire che non sono rimasto assolutamente meravigliato, io agli amici miei di Castellammare l'avevo già anticipato. Che se la candidatura fosse stata quella di Piero Russo, tra altre cose, te devo dire, è giusto che tu lo sappiano anche i telespettatori. Piero Russo era nel CDU assieme a Gaspare Canzonieri, assieme a Massimo Grillo, è una persona che conosco bene, ma che avendo fatto la scelta prima di Forza Italia e poi ha seguito sempre, oggi è un delfino del senatore D'Alì e quindi Ma conoscendo, anche alla diciamo. provincia era un Conoscendo delfino. questo legame anche alla provincia, questo testimone ancora, diciamo, che era lì per rappresentare diciamo, una linea politica ben precisa e ben, diciamo, figurata. Allora, se il candidato, io disse allora, fosse stato Piero Russo, sicuramente la scelta praticamente, di Turano non sarebbe stata a favore del partito. Ora, io mi sarei aspettato che in questo caso Turano lasciava libero il partito. Noi portavamo praticamente il simbolo nella coalizione. Che è quella, diciamo, la cui indicazione anche romana è quella che ci dice che deve essere privilegiata, è quella del centro-sinistra. E
E che nel contempo, casomai, praticamente l'onorevole Turano, a titolo personale, d'altra parte non è la prima volta che Turano, diciamo, affronta la politica, ma fa delle scelte personali che però non hanno messo in discussione, diciamo, il simbolo, i valori del simbolo. Questa è stata, secondo me, una posizione arrogante che Turano è destinato a pagare, perché se a Turano interessa che questo partito venga, diciamo, autorrappresentato, eh sì, possibilmente magari vincerà, ma io sono convinto che è la più sonora sconfitta che uno che fa politica e che milita in un partito può avere, nella misura in cui resterà solo ad autogovernarsi, a autostimarsi, e dove non ci sarà un partito, dove non ci sarà più dialettica, dove possibilmente andrà avanti soltanto Turano e gli amici di Turano. Non credo che presenti in un partito del genere possano continuare a militare gli amici di Giulia Adamo o gli amici di Gianni Pompeo. Anche Giulia Adamo allora è in fibrillazione. Ma Giulia Adamo ha fatto un comunicato, è stata anche, diciamo, parecchio dura, è venuta a Castellammare, diciamo, non dimentichiamo che lei ha rivesto il ruolo, lei non si è mai dimessa, è presidente regionale del partito, si è venuta a Castellammare a sostenere Coppa, è seduta sul palco, io credo che posizione più dura. E poi alla fine da parte di Turano non c'è stata, ma non l'ha fatto sotto banco, anzi l'ha detto, ma vedi, non è tanto il problema di avere vinto, certo siamo contentissimi, perché se... Anche perché il russo è arrivato addirittura terzo, da quello che ricordo. È arrivato addirittura terzo, questo ti fa capire, diciamo, praticamente che giustamente se quella è la sua città la conosce poco, d'altra parte come conosce poco anche la città di Alcamo. Questo devo dirlo, mi dispiace, diciamo, dirlo. Turano è uno che ha più consenso in provincia, non dimentichiamo che Turano ha fatto per 5 anni il presidente della provincia, e quindi, diciamo, bene o male, non c'è dubbio che la mia è stata una lotta impere, era molto più forte di me, ma questo lo sapevo io, lo sapevano, diciamo, anche gli amici con cui condivido progetti politici. Il senatore D'Alì, grande amico mio, dico senatore D'Alì, non lo chiamo ancora ministro perché ancora mi devo abituare all'idea che Giampiero D'Alì è un ministro della Repubblica, sono contento per lui, sono convinto che farà molto bene, sono convinto che lavorerà bene, lo stimo tantissimo, ne riconosco la capacità, però devo dirti che domani, diciamo, è un altro questa giorno. Situazione, domani questa situazione è un altro sicuramente, giorno. Diciamo, almeno per quanto mi riguarda, perché io parlo a titolo personale, dentro un partito, diciamo, ripeto, guidato in questo modo, certamente dico, non è più la mia casa, non mi riconosco più. Soffiano venti. Sono sempre fedele osservante di quei valori, vorrei sempre, diciamo, guidare, tu hai detto, diciamo, la figura del leader, no, io discuto e mi piace discutere con coloro i quali amano questo partito perché praticamente credono nei valori che questo partito porta avanti. Ecco, ma il partito però soffre in questo momento da un punto di vista organizzativo oggi, devo dire che il vuoto è ma veramente, veramente forte. Io non ricordo mai una crisi, diciamo, così profonda di questo partito. Questo mai. A livello, diciamo, nazionale anche. E poi, diciamolo dubbio. Francamente, l'UDC aveva una sua roccaforte al sud, in Sicilia in particolare. Quindi la crisi è ancora più evidente. E allora, Gianni Pompeo, domani è un altro giorno, diceva un famoso film. Qualcuno comincia a far girare voce che Gianni Pompeo e i suoi amici, e ne ha ancora tanti, stanno organizzando un movimento, probabilmente una sorta di piattaforma in attesa di... Ecco, da questo punto di vista posso chiederti se già c'è un correntone Pompeo o Giulia Adamo Pompeo, insomma, no, se io devo dire che consigliere comunale amici... Come ho sempre fatto, non c'è dubbio che i miei amici ce li ho, che fanno politica lo fanno all'interno del partito. Poi ho degli amici con cui possibilmente militiamo in partiti diversi, ma abbiamo ottimi rapporti, sono persone che stimo. Poi c'è Città Nuova pure. La Città Nuova è una lista civica che è nata con me 5 anni fa, cioè praticamente alla scadenza del mio primo mandato, e che ha avuto la riconferma, che significa che ha operato bene, e sono convinto che continuerà a operare bene. Tra l'altra cosa, credo che sia uno dei movimenti, una delle liste che meglio e più di tanti altri sostiene, diciamo, in maniera leale e fedele il sindaco Errante. Quindi da questo punto di vista noi siamo, ci riteniamo, Città Nuova e l'UDC castelvetanese, ci riteniamo essere il pilastro di questa amministrazione. Il pilastro di questa amministrazione sia perché ci siamo impegnati tantissimo e abbiamo certamente ottenuto risultati abbastanza riconosciuti da tutti in termini di voti, in termini di consensi, sia perché siamo contentissimi di avere guidato la coalizione, perché questo è bene che si sappia, nella scelta di quello che poi ritenevamo essere l'elemento migliore che potesse continuare un progetto politico che era nato e che l'aveva visto coprotagonista, perché non dimentichiamo che era assessore della mia giunta. E tra l'altra cosa, praticamente devo dire che non è che a questa soluzione siamo arrivati, è stata difficile questa scelta,
perché abbiamo dovuto superare tanti ostacoli, sai benissimo, anche perché sei un castelvetanese, sai benissimo che c'erano diversi che avevano legittime aspirazioni, che soprattutto facevano affidamento sul fatto che l'UDC era e continua ad essere il primo partito a Castelvetrano. Avrebbe potuto, senza tema di smentita, chiedere alla coalizione intera la riconferma di un candidato UDC. Abbiamo fatto un passo indietro, e questo passo indietro che ha fatto l'UDC e che Cittanuova ha sostenuto, e Cittanuova, sai benissimo, che è una lista, diciamo, dove militano tantissimi amici miei, io non dico che praticamente all'unanimità io rappresento tutta Cittanuova, io ho tantissimi amici miei che hanno intrapreso una scelta civica ed è una strada, in parallelo, diciamo, che fanno insieme all'UDC. Noi riteniamo, lo ritenevamo prima, oltre un anno fa, quando abbiamo sostenuto la candidatura a sindaco di Felice Arrante, lo sosteniamo ancora oggi. Ti devo dire che il sindaco Arrante sa muoversi bene. Poco fa tu, all'inizio della trasmissione, dicevi che anche diciamo, il PDL ha deciso di sostenere Arrante. Io devo dire che è notizia di qualche giorno fa. È una scelta, diciamo, fatta dai consiglieri comunali che già sostenevano. Diciamo non ufficialmente, ma sicuramente ufficiosamente, ma non è che lo facevano in maniera giacobina. Erano state sempre, diciamo, in consiglio comunale consiglieri di grande apertura che hanno fatto superare alcuni momenti. Guardi, una coalizione capitano sempre in momenti difficili, e la loro presenza, il loro sostegno sicuramente si è fatto sentire. Il fatto che l'abbiano ufficializzato è oggi alla luce del sole. Io devo dire che sono il primo a essere contento. D'altra parte, praticamente, a questa scelta non do alcun valore politico, perché è una scelta che ho vissuto nei miei 10 anni di sindacatura, quando c'erano consiglieri che non militavano nella mia maggioranza, che non mi avevano sostenuto, ma che decidevano di sostenere. Lo considero un grande attaccamento alla città, un grande senso di responsabilità e un contributo che loro possono dare alla causa, ma ad oggi la coalizione non ha mai discusso, e quindi prendendo questa scelta non attribuisco alcun valore politico, perché ritengo... Perché l'ha fatta il sindaco? No, l'ha fatta il consigliere, il sindaco l'ha gradita, come ti posso dire, l'ho gradita anch'io, perché ne ero, diciamo, potente al corrente, ero stato informato. Comunque si crea una maggioranza, come qualcuno ha detto, un po'... diciamo strana, perché c'è un po' tutto dentro, vabbè che comunque a livello nazionale... L'opposizione c'è, e ti posso assicurare che l'opposizione, diciamo, si materializza in aula, che sono sempre gli scontenti, quelli che hanno mal di pancia. C'è dubbio praticamente che questo dà ossigeno a un'amministrazione, perché l'amministrazione ha bisogno di avere la maggioranza in consiglio, sostiene di più un progetto politico. Sono convinto che Felice Arrante potrà lavorare con più tranquillità, con più diciamo, senza farsi tirare la giacca a destra e manca, senza farsi ricattare, è un termine, diciamo, brutto, ma in politica purtroppo a volte viene anche utilizzato. Io ne so qualche cosa, perché quando la giacca, io ti devo dire che praticamente non mi facevo mai tirare la giacca da nessuno, perché non c'è dubbio che grazie al fatto che si trovavano sempre in consiglio comunale persone per bene, disponibili a sostenere senza nulla chiedere in cambio, ecco perché non parlo di accordi politici. Nei comunicati, come tu avevi avuto modo di osservare, da parte dei due consiglieri, i due consiglieri hanno comunicato che è una scelta condivisa con i vertici del partito. Non è stata una scelta politica, perché, come ben sai, le scelte politiche si fanno in un tavolo di maggioranza, si chiede anche la visibilità, che ad oggi non è stata chiesta. Quindi io a questa, ripeto, scelta... Potrebbe essere chiesta comunque. Diventerà allora un ragionamento di carattere politico, ed è giusto che poi sia tutta la coalizione, diciamo, a discuterne, anche, diciamo... Ecco, tutti si aspettavano un rimpasto di Giunta, ne stiamo parlando perché tu sei stato l'ingegnere di questa coalizione. Ma io dei sostenitori, ingegnere. Ingegnere sicuramente credo che sia più adeguato, perché ho vissuto, essendo di Castelvetrano, e anche io sono stato il medico che l'ha curato. Diciamo, Felice Arrante ha avuto molto, come dire, dal punto di vista della struttura, da quello che è stato il tuo percorso politico. Ma ci sono due momenti, c'è quello dei bisogni della gente, dei problemi della città, che comunque ci sono, e possiamo anche dare... diciamo il tempo a Errante ancora però ti chiederò che cosa ne pensi di questo primo anno. Ma lasciando stare questo ragionamento, che è importantissimo, c'è un'altra domanda. Ecco, il rimbalzo di Giunta si pensava lo facesse Errante prima dell'estate, insomma lui ha detto che per ora ha altri problemi, non ci può mettere mani. Qualcuno però aveva delle cambiali, tra virgolette, in politica esistono, sono accordi, aspettava qualche visibilità in Giunta e ancora attende. A settembre ci saranno novità forti, secondo Gianni Pompeo, o tutto rimane per com'è? No, io dico per esperienza. Il sindaco ha già annunciato che praticamente è orientato, diciamo, a fare un rimpasto di giunte e a rivedersi con tutte le forze politiche che l'hanno sostenuto nel mese di settembre.
D'altra parte, dico, praticamente è vero che queste voci, ma già partivano possibilmente dopo 6 mesi dell'amministrazione, si Ecco, parlava del qualcuno rimpasto. addirittura a Però Natale. vedi, quando mi parli di cambiale, le uniche cambiali che si portano e che praticamente sono impegni, perché la cambiale è un impegno, che hanno valore sono quelle di E se coalizione. non si paga diventa esecutivo Ma io immediatamente. praticamente su questo, sì, ma dipende, perché allora se Dipende. la cambiale è una cambiale, è un impegno di tutta la coalizione, sicuramente è una cambiale che ha un significato forte. Se la cambiale, diciamo, come impegno personale, credimi, in questi casi, purtroppo, presente, le cambiale sono come foglie di carta che non hanno valore giuridico e che non possono essere messe manco Ma all'incasso. E qualcuno allora, no, non compra il giornale, è rimasto indietro io forse. credo, presente, guarda, io ritengo che ormai in Consiglio Comunale, bene o male, quelli che operano tutti i giorni, la loro esperienza se la fanno e non credo che siano degli sprovveduti da pensare, diciamo, presente questo. Io sono convinto, ripeto, che quando si annuncia il rimpasto come è stato annunciato, bisogna che ciascun partito vada a fare una discussione serena al proprio interno, cerchi, diciamo, Quel ricerchi famoso alcuni tavolo. equilibri, ma non c'è dubbio. Qua praticamente il partito cresce in questo modo. Attenzione, io dico quando dico il partito, perché praticamente dico ancora il partito dell'UDC, perché milito nell'UDC e sono fermamente convinto che il risultato che l'UDC ha avuto a Castelvetrano e il risultato che ha avuto Cittanova, le discussioni come avvengono da noi possono avvenire all'interno del PD, avverranno all'interno di Futuro e Libertà, oggi gruppo di noi, avverrà all'interno anche di altri consiglieri che sostengono, diciamo, questo sindaco. Io ti posso dire che sono contentissimo di come fino ad oggi ha operato il sindaco. Sta seguendo tutte, diciamo, la gran mole di lavori pubblici che sono, diciamo, partite. Castelvetrano è una città cantiere, per chi viene a Castelvetrano È attualmente così. abbiamo problemi di viabilità perché ci sono cantieri ovunque, e le sta seguendo bene, sta, diciamo, praticamente dando i giusti input alla classe burocratica del comune affinché i tempi vengano accelerati. È stato anche parecchio sfortunato perché sai benissimo che ci sono state alcune problematiche di sospensione dei lavori, di rescissione dei contratti. Purtroppo viviamo in Sicilia e queste cose chi amministra, e io che ho messo 10 anni, li conosco bene. Purtroppo, ovviamente, la tempistica in La Sicilia della tegola della SAI soluzione. sebbe pure La tegola, sai, sebbene una cosa che giustamente era come, diciamo, un percorso in itinere che Doveva succedere. è arrivata, diciamo, al dunque durante questo primo anno di mandato, ma è riuscito a superarla abbastanza bene, io ne ero convinto, anche Quindi perché ovviamente, promosso, questo ma primo anno promosso. io intanto non sono certamente diciamo, il professore che può dare il giudizio, io sono di parte, sono contento di essere di Però parte. sei stato Ma amministratore, io ho avuto il quindi. sindaco errante da assessore per 5 anni e se la scelta, diciamo, poi alla fine è caduta e che io sono stato, diciamo, contentissimo di questa scelta è perché ho avuto la possibilità di seguirlo in questi 5 anni di secondo mandato mio. Era uno che si distingueva per i modi di fare, diciamo, si distingueva sicuramente per le capacità amministrative. Lui è un avvocato, conosce molto bene il sistema. Diciamo, vedete, che si è fatto avanti e che oggi si sta facendo ancora di più avanti perché fare il sindaco fa crescere, non è come fare l'assessore. Fare il sindaco significa assunzione in toto di responsabilità. Lui ha dimostrato fino ad oggi che sa assumersi le proprie responsabilità, ma soprattutto quello che ti dico e ti voglio, diciamo, ribadire in dato odierno è che fino ad oggi lui ha sempre rispettato lealmente, diciamo, gli alleati, non ha mai, diciamo, portato avanti qualunque, Gli diciamo, accordi del una posizione di 2012. forza. Io sono convinto, guarda, e questo praticamente credo, che quando tu intervisterai Felice Errante, spero che lo confermi anche lui, non può non confermarlo perché questa è la realtà. Io devo dire che per quanto mi riguarda ho lasciato lavorare Felice Errante in assoluta tranquillità. Io non sono il tipo, a me interessa, certo, praticamente dico sui problemi importanti, qualche confronto ce l'abbiamo, è giusto che sia così, però io ho grande rispetto perché pretendevo questo rispetto quando ero sindaco e oggi non potrei non dare questo rispetto a chi è diventato sindaco e ha il dovere e il diritto di governare, diciamo, assumendosi le proprie responsabilità insieme agli alleati e alla coalizione di maggioranza che il popolo ha scelto. Abbiamo solo 2 minuti e poi siamo in chiusura. Il piacere di conversare su altri punti con Gianni Pompeo mi rimane e spero di avere ospite il dottore Pompeo per altre trasmissioni. Vedremo quello che accade dentro l'UDC, probabilmente ci possono essere anche le novità, anche nuove posizioni. Noi saremo qua a seguirla, anche perché la stagione politica che Guarda, andrà io non mi un po'. sento Totò cerca Cerca casa, casa, così come assolutamente. credo che Felice Santo non si cerchi Totò cerca casa. Però c'è una base da Diciamo che siamo, rispettare, ci ma guarda, sono praticamente, dei ma la nostra voti. posizione di forza, noi intanto praticamente devo dire, abbiamo avuto il consenso della maggioranza del popolo castelvetanese, ne siamo onorati.
L'abbiamo avuto insieme e insieme oggi speriamo che ci possano essere anche delle condivisioni, ma se ci saranno delle scelte sono convinto che queste non inficeranno l'attuale governo della città. Se il PDL dovesse richiedere un assessorato, insomma, non so fino a che punto... È un fatto politico che va discusso nell'ambito della coalizione. Va sentito il PD, va sentito l'UDC, va sentito Città Nuova. Credo che praticamente lì e in quella sede, con delle opportune discussioni, perché no? Guarda, c'è un governo di salute pubblica a livello nazionale, non vedo quale sarebbe la difficoltà. Basta parlarne. Basta parlarne e chiaramente affrontarlo. Poi ci potrebbe essere chi possibilmente si rigidisce e dice no, noi abbiamo vinto l'elezione, è giusto che per questi 5 anni governiamo noi. E poi ricordiamo che sono solo 6 gli assessori, non sono più 12. Non sono più 12, 10, questo aumenta terribilmente la difficoltà. È di molto difficile. Medesimo, e so che cosa può significare. Ecco, però, ripeto, noi in questo momento stiamo facendo questa trasmissione per sentire il dottore Gianni Pompeo, che sta dimostrando che non è, come qualcuno dice, andato in pensione, non lo è andato neanche come professionista, perché non lavora, in pensione ancora lavora all'ospedale. C'è un impedimento Fornero, per cui nemmeno posso e quindi dire. Anche in politica applica il provvedimento della e Fornero. E poi ricordo un ministro della coalizione che partito è sostenuto. Mi dà la sensazione invece che è molto allenato e che assolutamente può essere della partita. Però è chiaro che in democrazia il consenso è sempre quello che conta. Se una persona che fa politica ha degli amici, una base che lo seguono, ha il diritto dovere di preoccuparsi che tutto questo certo. non finisca. E questo lo faccio, lo faccio con piacere. Poi ci sono i problemi seri, Gianni, problemi seri che la politica dovrebbe capire, se no Grillo continua ad ingrassare. Ma guarda, io continuo ad essere punto di riferimento di persone che amano la città di Castelvetrano, hanno a cuore le sorti della città di Castelvetrano, che possibilmente vengono da me o per dire che è contento o per dire che è scontenta. E quando praticamente possibilmente tu recepisci il fatto che qualcuno magari critichi qualche aspetto e magari tu parli con lui e gli spieghi che effettivamente quella cosa magari praticamente lui può avere un fondamento di ragione, ma che è giusto nell'ambito della coalizione superare questi momenti, perché insieme si va avanti. In 30 secondi solo l'ultima domanda. Gli scenari della politica stanno cambiando, cambieranno, ci sono grandi congressi alle porte, ma Gianni Pompeo verso sinistra ci può stare? Io ho sposato questa causa con il mio partito, la scelta io non la farò, non sarà la mia una scelta solitaria. Io discuto insieme a tutti i miei amici e mi auguro di poter fare questa scelta all'interno di un partito. Verso sinistra o verso destra? Appello. Ma io ti devo dire che se non ci fosse questo, te lo dico in maniera franca, d'altra parte non ho mai fatto un mistero. Alla persona. Se nel centrodestra non ci fosse Berlusconi, io non avrei dubbi a risponderti che io andrei direttamente, perché sono un cattolico liberale. La presenza di Berlusconi mi dice che io in quello spazio non ho una vita assolutamente sì, ma il problema adesso è suo, che facile. Ha problemi di è un problema di carattere Berlusconi diverso. Che ancora il centrodestra non ha superato, e sono convinto che non è la presenza soltanto fisica, è il modo con cui questo partito in questi 20 anni, questo partito, questa coalizione è andata avanti, e cioè in maniera con una guida carismatica, la cui assenza determinerà delle situazioni ancora più difficili rispetto alla presenza di Berlusconi. Purtroppo è come un bubone che ha infestato da medico, una coalizione, e questa purtroppo questa malattia sarà difficile da curare, ci vorranno anche anni e anni. Tutto questo ti fa capire che possibilmente invece intravedo in una coalizione che anche se ha le sue fibrillazioni, però è sicuramente una coalizione che dove vedo che praticamente bene o male esiste un input politico, una direttiva politica, un rispetto, c'è un partito, ci sono dei ruoli. C'è Renzi. È importante. Ma guarda Renzi, io ti devo dire, non mi sento assolutamente in questo momento di dirti che la scelta può essere dettata dal fatto che Renzi scende in campo. A parte il fatto che sono convinto che Renzi intanto ancora dovrà scendere in campo. Però ti fa simpatia, ammettilo. È un po' un come posso dire che sotto certi aspetti mi fa simpatia, ma per certi aspetti purtroppo no, perché praticamente dico intravedo nel suo modo di fare a volte delle cose che non condivido. Proprio perché in questo momento posso permettere di dire che vedo pregi e difetti. Prenditi il tempo che ti serve per le tue valutazioni. Non devo dare conto di ragione a nessuno, in questo momento nessuno mi spinge. Hai gli amici, come ben sai, è giusto dirlo. Io nella mia vita non ho mai vissuto di politica, la politica è un hobby, la politica mi piace, la politica c'è nel sangue, perché dopo tanti anni tu la senti, e chi fa politica non l'abbandona mai la politica. È come il calcio. E io ti devo dire, esattamente, io ti devo dire che non ho un motivo di abbandonare la politica, una cosa è importante, io non vivo di politica, vivo di mio, ho la mia professione che mi dà tante soddisfazioni, quando non ci sarà più la professione ci sarà la pensione.
Quindi, può fare politica seria. Ho una splendida nipotina, quindi ho pensato anche al futuro e ho degli impegni anche, diciamo, futuri, visto che la mia nipotina ha appena 2 anni e dovrò seguire da nonno. Diciamo, quindi non mi manca assolutamente, quindi sono una persona libera che può certamente fare la politica, ma anche senza appartenenza, solo per hobby. Bene, e con queste parole finali salutiamo il dottor Gianni Pompeo, ricordiamo è stato presidente provinciale dell'UDC, oggi dimissionario. E abbiamo sentito quelle che sono le posizioni del dottore Pompeo con i suoi amici in questo momento nel quadro politico abbastanza complicato, anche provinciale. Ci sono però scadenze importanti a cominciare da settembre e certo che non ci tireremo indietro nel sentire appunto non solo Gianni Pompeo, anche gli altri leader. Si voterà l'anno prossimo anche qui a Mazara ed è una città importante, anche qui ci sarà da vedere quello che accadrà all'interno delle aree. Ci sono le circoscrizioni, se Crocetta farà con la sua giunta questa nuova legge per quanto riguarda il controllo gestionale del territorio, visto che le province ormai non ci sono più, quindi di che parlare? 30 secondi su questa provincia. Di che parlare, Gianni? Per esempio, la Sicilia ha anticipato l'abolizione delle province, sono un momento che è stata una scelta scellerata. Questo lasciamolo dire, non perché io sia affezionato alle province, una scelta scellerata perché la Regione Sicilia, io avrei visto bene la posizione provincia quando questa scelta fosse venuta a livello nazionale. Sono convinto, Presidente, che questa anticipazione, il fatto di rinviare una legge che entro il 31 dicembre dovrà venire fuori senza alcun riferimento e senza alcun riferimento, diciamo, rispetto ad altre regioni, discussione più ampliata, io sono convinto che purtroppo la Sicilia entra per un percorso, forse praticamente questo è andata troppo avanti. Si è ubriacata con questo diritto di primogenitura. Sì. Io mi ricordo quando la Sicilia per prima fece la legge elettorale in cui il sindaco veniva eletto direttamente dal popolo e poi ci fu una scelta simile in campo nazionale. Sappiamo che la scelta fatta a livello regionale, purtroppo, rispetto a quella, diciamo, nazionale, è una scelta che ha molti difetti rispetto a quella nazionale. Sì. Allora era deputato Massimo Grillo, che poi era la deputato legge Massimo fu corretta Grillo. E ancora si corregge. Bene, è veramente tutto. Ringraziamo lo sponsor R Motors di Castelvetrano, di Errante, nuova commissionaria Peugeot per la Valle del Belice, che vi aspetta in via Partanna appunto per tutti i modelli della Peugeot e per il centro assistenza con l'officina autorizzata appunto della stessa ditta Errante Motors. Da Filippo Siracusa è veramente tutto, ringrazio Gianni Pompeo ancora una volta. Grazie per tutti voi, vi auguro una buona continuazione con i programmi di Tele 8 e da Filippo Siracusa un arrivederci alla prossima puntata. Buonasera.